Sono tante le donne impiegate nella sanità, sfiorano il 50%, da qui l'idea di una consulta che supporti i modelli organizzativi che concilino la vita familiare e lavorativa delle donne. Certo, ieri c'è stato un convegno organizzato dalla NAO proprio riguardo a questo argomento, una sanità a misura di donna. Ho avuto diversi incontri con la dottoressa Marini e con il sindacato che mi ha chiesto supporto. Ho avuto l'idea di istituire una consulta proprio per supportare questo tema importantissimo, poiché le percentuali femminili di professioniste sono in aumento. Ma a proposito del nuovo ospedale di Teramo, è importante anche avere strutture tipo baby parking, asili, che supportino anche le donne che lavorano nel comparto? Sì, infatti c'era con noi il direttore della ASL di Teramo, il dottor Di Giosia, che ha garantito questi spazi previsti, che saranno previsti nel nuovo progetto dell'ospedale di Teramo. La consulta ha proprio questo obiettivo di andare a supportare prima, ecco, che si completino i progetti, nel mentre, poiché sarà costituita da medici e tecnici proprio perché hanno cognizione delle esigenze della donna, della mamma, che porti la donna a non dover scegliere tra la professione, la carriera e la vita familiare. Quindi è molto importante questa consulta e mi dice il sindacato che saremo la prima regione in Italia a costituire una consulta su questo tema.